Smisero un 4-1, a parte il risultato, secondo me è bugiardo. Però la regina non ha fatto niente per annullare questo handicap di questa partenza, che già partivamo con sapendo che dovevamo, l'unico risultato era la vittoria. C'è qualcosa per rimprovero di questo 4-1? Ma no, è rimprovero. È chiaro che poi col senno di poi si può cambiare molte cose, no? Tornando indietro. Noi avevamo preparato una partita per cercare di tenerla in equilibrio il più possibile. Chiaramente poi ci sono gli avversari, c'è la forza degli avversari, quindi bisogna sempre fare i conti con quello. È chiaro che poi si è andati in svantaggio quasi subito, facendo degli errori, chiaramente facevamo fatica a costruire il gioco. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare quasi subito dopo e questo ci ha dato forza, e il 2-1 a fine primo tempo è stato pesante, però eravamo ancora in partita secondo me, e il secondo tempo abbiamo cercato di cambiare qualcosa, perché sapevamo che dovevamo fare due gol, quindi abbiamo cercato di mettere un po' più di peso davanti. Il 3-1 ci ha tagliato le gambe e dopo è diventata una partita in salita, e questo poi ci ha penalizzato molto e non siamo più riusciti a fare niente, perché mentalmente è stata una mazzata. Roberto, scusami, correggimi se io sbaglio. Io non ho visto un Catania trascendentale. Ho visto tanti demeriti della regina e non meriti del Catania stasera. Perché non ho visto quel Catania. Io sono d'accordo a metà, nel senso che la regina poteva fare di più. Negli uomini chiave, De Falco, Bell'Uomo, Strambelli, questo, De Falco specialmente, secondo me hanno questi giocatori importanti che sono poi l'ossatura della squadra. Giocatori fallosa nel gioco la regina, però bisogna poi rendersi conto che di fronte avevamo una squadra di giocatori che hanno sempre fatto la Serie B, e questo non è un caso, no? Nel senso che poi le categorie hanno un valore, questi ragazzi l'hanno dimostrato, e quindi giocare una partita in salita contro una squadra come il Catania sicuramente era una montagna molto ripida da scalare. Abbiamo provato, abbiamo cercato di fare le cose, abbiamo sbagliato molto oggi e quindi abbiamo avuto delle difficoltà. Però io non posso far altro che ringraziare questi ragazzi per quello che mi hanno dato dal primo all'ultimo giorno, dal primo all'ultimo giocatore. Quindi io sono orgoglioso di essere stato il loro allenatore per quest'anno, e bisogna sottolineare questa loro grande volontà, questa loro voglia di lavorare. Mi hanno dato molto, mi hanno fatto crescere molto, credo, come allenatore, e quindi per questo io li ringrazio. E poi questo perché secondo me con questo anno di lavoro abbiamo costruito delle basi importanti per questa regina, per il futuro. Con Cevoli o senza Cevoli si è costruito qualcosa di solido, e quindi sono delle basi su cui la società può ripartire. Allora è normale, hai parlato di futuro, io dico che questo futuro, se ci sarà un incontro prossimamente con il presidente, perché deve buttare le basi, perché già si parla della regina futura, che sarà quello l'anno della Serie B, assolutamente. Allora, con Cevoli o senza Cevoli? Questa partita, perché se continuerete ad allenarvi, non lo so come il programma. Non abbiamo parlato di niente, qualcosa adesso con calma valuteremo insieme alla società cosa faremo in questi giorni, e poi prenderemo le decisioni insieme in base a quello che ci sembrerà più giusto. Senta, se torniamo indietro e mettiamo insieme le due partite dei playoff, c'è stata una costante probabilmente, quella che gli elementi fondamentali della squadra, quelli che avrebbero dovuto consentire il salto di qualità, sia domenica che oggi, hanno un pochino lasciato a desiderare da questo punto di vista, cioè non hanno trascinato la squadra come avrebbero dovuto, e fondamentalmente sono loro che fanno la differenza tra una regina normale e la regina che era diventata lo spauracchio dei playoff. Ma questa è una considerazione logica, giusta. È chiaro che poi non ci possiamo soffermare solo ai giocatori che hanno un po' più di qualità, perché comunque io ragiono sempre da squadra, mi piace ragionare così. È chiaro che
hanno fatto qualcosa in meno di quello che ci aspettavamo di sicuro, però poi abbiamo preso il secondo gol, per esempio oggi ce lo siamo fatti da soli, quindi sai, lì i giocatori di qualità contano poco. È chiaro che nel complesso la Regina avevamo preparato una partita di cercare di cambiare gioco, perché loro sugli esterni soffrivano un po', secondo me, e l'abbiamo fatto troppo poco. Siamo andati, partivamo da una parte, morivamo dalla stessa parte, e lì siamo stati fallosi, abbiamo sbagliato molto, però è un discorso chiaramente di squadra, non di singoli. È chiaro che i giocatori di qualità ci si aspetta sempre qualcosa in più, perché fanno la differenza, però io credo che poi bisogna sempre ragionare a livello di squadra. I colleghi di Catania? Roberto, aspetta, c'è un collega di Simone Torino dalla Siria. Salve. Due episodi. Il secondo gol, come dice lei, che lo siete fatti da soli, quanto conta, quanto incide sulle economie della partita? E ancora prima vi mancavano gli esterni titolari, quanto le essenze possono incidere su questa partita? Ma sicuramente il secondo gol è stato pesante, perché mi sembra che l'abbiamo preso verso, mancava 4-5 minuti alla fine del secondo tempo. E, tra l'altro, con episodi che io andrei a rivedere, non mi voglio attaccare all'arbitro perché non sono abituato, il risultato sicuramente non sarebbe cambiato, però io sul secondo gol, e gliel'ho detto anche all'arbitro, quindi lo posso dire anche a voi, non so se vi ricordate, noi 5 minuti prima ci aveva fatto un cambio, una rimessa di Sarandria, perché l'aveva battuta un po' più avanti del dovuto. Loro allo stesso modo, prima del secondo gol, hanno battuto una rimessa laterale una decina di metri avanti e non ha fischiato il cambio fallo. Da lì abbiamo preso una punizione e abbiamo preso gol. Non voglio dire niente, non voglio attaccarmi alla